Innanzitutto volevo che siamo anche qua come segno di vicinanza a un amico sindaco, nel senso, in un momento difficile, ecco, credo che questo sia il primo motivo proprio di essere vicino al sindaco Ioculano, che sta attraversando dei giorni complicati, e dunque come sindaci, come consiglieri provinciali siamo tutti qua proprio un sostegno morale primamente, e poi anche vediamo anche se riusciamo a dare anche noi il nostro supporto. Indubbiamente quello che può fare oggi un'amministrazione, lo vediamo anche in questi giorni tramite Ioculano, cioè che sta facendo il massimo possibile tramite tutto quello che può avere, ma sicuramente non è abbastanza. Noi da parte nostra ci stiamo rendendo disponibili, stiamo valutando anche con le nostre, vuol dire, Polizia Municipale se possiamo rafforzare, dare anche noi il nostro sostegno. Su questo so che c'è già un contatto telefonico col comandante Ventimiglia e i comandanti di Imperia, di Sanremo e di altri comuni. E dunque, vuol dire, questo è quello che in questo momento noi possiamo fare, ma sicuramente credo che dobbiamo soffermarci tutti a pensare che oggi è Ventimiglia, domani può essere qualsiasi altra città, e sicuramente non possiamo, voglio dire, affrontare questo tema solo, voglio dire, come amministrazione, ma c'è anche un discorso molto più ampio che va alla regione, alla nazione, al governo, ma anche soprattutto all'Europa. Cioè, è inammissibile che oggi, voglio dire, la Francia blocchi, voglio dire, questo trasferimento e non si prenda nessuna responsabilità.